Ragazzi, ragazzi, buongiorno. Allora, cosa non dice? Andremo a vedere cosa non ti dice la persona a quale tu stai pensando. Può essere non solo uomo o donna, può essere un'amica, un qualcuno, non lo so. Così sto pensando di fare. Faremo due varianti in questo video. Lo sapete perché? Vi spiego perché. Sto registrando senza microfono. Vedete la mia voce, non sto bene. Ho registrato una variante, volevo fare tre, e ho visto che ho il mio bellissimo, tra le virgolette, microfono che anche ha costato, dovrebbe essere di buona qualità, almeno quello ho pensato, ho capito io quando me l'hanno consigliato. Il mio bellissimo microfono non mi ha registrato il volume, cioè registrava, ma beh, così. Quindi la variante è andata, non si sente e io non ce la farò fisicamente fare tre varianti. Non arriverò, sono anche raffreddata, ripeto. Quindi faremo due varianti. Vediamo, magari prossimamente farò due. Vedete all'inizio, se sentite che vi risuona, andate avanti. Se non vi risuona, vuol dire che non c'è il messaggio. Ma guardate che sul mio canale Anirio 1 ce l'abbiamo solo un'unica variante e io vedo che, anzi, a volte sembra che su quel canale risuona molto più spesso rispetto a questo canale. Quindi forse sarà un segno, per un po' di tempo farò due varianti. Io spero che mi sentite, non ce la faccio alzare, parlare più forte perché è raffreddata. E ho paura di usare questo microfono. Stavo per fulminare, ragazzi, quando ho visto. È venuta una bellissima variante. E quando ho visto che non c'è. Oh, mamma mia. Va bene, potrei anche non fare oggi video perché vedete come sono messa. Quanto io amo questo fuoco. Però mi arrivano messaggi. Aniria, dove sei? Aniria, dove sei sparita? Sono qui. Sì, io sono andata con collo aperto. Mi sembrava sempre che già primavera, perché io tutti gli anni, da quando sto in Italia, in questo periodo, già prendevo sole. E io pensavo primavera, mi sono spogliata e ha tirato il vento. E poi guardate karma. Ho visto una ragazza su YouTube che faceva tarocchi, questo mi fa ridere, e lei non aveva voce, ma era messa peggio di me. E io ho guardato, ora cattiva a dire, ho guardato quello che lei dice e io dico, mamma mia, quanti cavolate racconti. Ecco perché non ce l'hai la voce, perché racconti le bugie. Ho pensato così e mi è sparita la voce anche a me. Anch'io dico le cavolate. Fa ridere. Eccola, cattiveria, cosa fa? Vabbè, non era proprio cattiveria, ma lì mi è sembrato. Sì, ogni persona che legge il catero lo fa perché ha un linguaggio speciale con il proprio mazzo. I tarocchi ti parlano in quel modo in cui tu li insegni a parlare con te. È così che funziona. Non che tu puoi proprio inventare un sistema tuo, però più o meno il linguaggio è quello. E solo dalla persona dipende come interpretare le carte. Ma quando vedo che. Ma non puoi in nessun modo leggere in questo. Cioè, non esiste, non puoi una carta, combinazione di carte negative leggere in positivo. Ma non puoi! Io ho pensato questo, dico, che racconti? Ecco perché non ce l'hai la voce. E adesso anche tu, Anire, non ce l'hai più la voce. E poi qualcuno ha detto, Anire, io non capisco niente cosa tu dici con questo nuovo microfono. Anche per questo forse. Chi ha detto, questo è una strega? Ecco, chi ha detto, Anire, non capisco niente con questo microfono. Non funziona più il microfono.
Andiamo, ragazze. Come faremo a scegliere le varianti? Vi faccio scegliere un mazzo. Va bene. Allora, un mazzo sarà Deventmo e un altro Black Grimoire, mi sa che si chiama. Anche questo è un mazzo oscuro. Anche se sono mezza rotta, lavorerò con pesantini, ma mazzetti, perché loro fanno vedere i segreti. Vedremo cosa nasconde, cosa non dice. Si vede? Oh, questi sono mazzi. Scegliete, per favore. Così. Sì, perché ho messo qui una lampada. Ok, andiamo. Variante numero 1, variante numero 2. Non ho detto questo. Andiamo. Bisogna fare attenzione perché si vedono le tettine. Il mio amorino questo mazzo. Oddio, non mi prende fuoco questa candelina. Ok, pensa alla persona. La prima parte facciamo questa. Vedremo la sua descrizione, che persona è. Già scappato una carta, vediamo chi è. Una persona pesante. Comunque, non proprio che pesante, anche se può essere pesante carattere, complicato carattere, sì, può essere. Però la persona che porta un peso addosso, la fornica, lavora tanto, sta faticando tanto nella vita. Stanco. Sì, una persona positivo che altruista. Lui porta una fatica sulle spalle, una responsabilità, perché lui deve aiutare altri. Quindi lo fa non solo per sé stesso, ma anche per gli altri. Quindi può essere che quest'uomo ha delle responsabilità, non so, figli da mantenere, ex moglie da mantenere, la mamma di quale prendere cura, aiutare a pagare qualcuno qualcosa. Cioè, può essere questo. Ma in generale è una persona che vuole aiutare altri, anche se gli costerà una fatica. Questo volevo dire. Ok. Molto spontaneo, litigioso, nervoso. Non lo so se lui questo fa vedere, però sì. A me viene da dire una persona che se ti dà qualcosa, ti fa qualcosa, ti aiuta e se non viene trattato come lui pensa di meritare, lui può arrabbiarsi tanto. Quindi adesso un po' si rovina il quadro. Io conosco queste persone, anche in mia famiglia ci sono. Tu aiuti e dopo pretendi che qualcuno ti, non so, prega per te, ti ringrazia, se non, ti si inginocchia. Grazie che mi hai aiutato. Allora non aiutare, no? O ti fanno regalo e dopo vogliono qualcosa in cambio. Non fare regalo se non lo vuoi fare. E non aiutare la persona se pretendi poi di avere chissà che comportamento. Questo uomo purtroppo ce l'ha. Se lui ti aiuta, vuole fare il bravo, no? Come dico io. Però vuole anche poi ricevere qualcosa in cambio. E se non riceve, può avere con te, si può arrabbiare con te. Ora, se parliamo di donne, di relazione, sicuramente una persona che stringe denti e fa qualcosa come una fatica, non so, ti compra un regalo, oppure ti dà un regalo di parole, ti dice le belle parole, e se tu non le rispondi, anch'io ti amo, è un casino. Se non litiga proprio apertamente con te, almeno dentro di lui ci sarà un casino. Visto che il nostro titolo è questo, parliamo di quello che lui non dice, potrebbe essere proprio, non lo so più come mettere queste carte, potrebbe essere proprio questo, che non dice che se lui fa il bravo, fa un passo buono, altruista, lui vuole in cambio almeno. Bravo, no? Ok, andiamo avanti.
Ha una bella un bel carattere nel senso forza di volontà, è un tosto. Ha pazienza, se ce l'ha nella testa un progetto, un qualcosa, lui lo porterà avanti finché non funzioni. Quindi avrà tanta pazienza, tanta forza, se vuole veramente. Ora, se parliamo di relazione, questo uomo non si arrenderà davanti alle difficoltà. Sì, magari dovrai discutere, litigare con lui, però non ti lascerà finché lui ti vuole. Finché vede le prospettive per il futuro, andrà avanti. Sì, guardate, anche sette di spade, di denaro, ha grande pazienza, perché se lui sceglie la persona, investe il suo tempo, il suo denaro, la sua salute, le risorse, insomma, non lascerà così. Porterà avanti e darà il meglio di se stesso. Quindi, di questo, quello che vedo è che per lui è molto importante che tu lo apprezzi, gli dici bravo, hai fatto bene, è molto importante questo. E se non lo dici, caput, e cosa fa se non dice? Se la ragazza non ti dice che sei bravo? Dice, dice, come non dice, dice. No, per lui è molto importante essere apprezzato. Lui fa di tutto per sembrare una persona forte, una persona di quale si può fidare. Lui vuole essere questo. Poi, se lo è veramente, non lo so. Sei una persona di quale si può fidare? La mia domanda. Di te si può fidare? La stella? Sì, si può. E tu nei sogni ci credi? E tu nei sogni ci credi? Non vedete, ragazzi, la lasciamo così, non posso farvi vedere. Allora, cosa dice? Sì, finché tu vedi, lo guardi come la meraviglia del mondo, il ragazzo più bello, più bravo del mondo, di lui potrai fidarsi. Sì. Se lui sarà la tua stella guida, se lui vedrà che tu sei innamorata, tu lo non so, lo stai adorando, lui sarà pulito nei tuoi confronti. Sì. Però se tu inizierai a dire a lui, criticare a lui, inizierai a fare dei dispetti, perché questo uomo è anche un buon psicologo, lui vede quando qualcuno lo cerca a manipolare o tu cerchi di fare piccoli dispetti, vendette a lui, lui questo lo vede e allora la situazione cambia. Quindi lui potrebbe tradire in qualche modo, ora tradire non parliamo di andare a letto con un'altra donna, tradire si può mille modi per tradire la fiducia di una persona, lui potrebbe tradire la fiducia di queste persone se questa persona diventa pesante nei suoi confronti e lo critica, lo ferisce, così sì, così lì lui dice allora in questo caso io penso a me stesso, a quello che va bene a me, questo, quindi se si può fidare. Dipende, dipende. Se tu sarai molto convincente, se tu fingerai che ti fidi di lui e sarai molto convincente, così anche lui farà bravo. Perché questo uomo sa mentire, sa fare il teatrino. Ce l'abbiamo Luna, re di bastone e Luna. È tipo una specie di Casanova, come dico io. Lui sa molto bene cosa bisogna fare, cosa bisogna dire a una donna, come si fa con la donna. Lui lo sa. E lui sa come inventare. E sì, a lui le donne lo vogliono. Ce l'abbiamo re di bastone questo. Uno, due, tre fili qua. Ma questo, in questo caso non significa che lui ha tanti fili.
Questo significa che un uomo che ora vestito vi dico questo, ma non è questo non appartiene all'interattivo. Io spero che non è così. E questi sono lui, questi figli sono, dicono che tu sei mio papà, e lui non li vuole riconoscere perché è stato con così tante donne che non sa nemmeno dove sono i suoi figli. È un significato di carta. È un bel macho. Lui sa fare con le donne, lui sa come fare per far innamorare, per portare a letto una donna. È un uomo che sa fare il teatrino, sa essere attore bravo. Quindi, se tu non ti fidi di lui, sarai fregata. Penso così, almeno da questo che mi fanno vedere le carte. E deve essere sempre molto saggia a vedere, a focalizzare ciò che lui fa per voi, perché se tu non apprezzi quello che lui fa per voi, guai. Ok, questa è la sua presentazione, questo è lui. Andiamo a vedere cosa lui nasconde. Cosa lui nasconde da tutte le persone in generale. Ogni persona qualcosa di sé nasconde. E porta qualche maschera, ogni persona. Io ora mentre dicevo, ecco, lui nasconde questo, lui nasconde che questa carta, 4 di spade, e lui sta dormendo, ma sembra già seppellito, vivo morto. C'è fiori, vedete? Lui dorme, qua qualcuno ha messo già le fiori. Niente, lui sta dormendo. Questa carta significa che può essere abbastanza pigro. Se non c'è chi lo stimola, chi gli fa la motivazione. Può essere pigro. Apatia, questa carta non è tanto bella. È una stanchezza, è una specie di depressione. Non è proprio depressione, ma verso là. Perché quando una donna, un uomo, una persona non ha più sogni, non ha stimoli, non ha entusiasmo, non vive con entusiasmo, è già mezza morta, no? Una persona che non ama è mezza morta. Lui nasconde questo. Come mai ce l'hai questo? Per scelta. E cosa hai ottenuto? Mamma mia! Che carte! Oioioio, che caratterino! Oh my god! Oddio! Lui ce l'ha un senso di. Sapete quando lui pensa che qualcuno. Allora, qualcuno l'ha ferito tanto nel cuore. Lui è molto incazzato con questo qualcuno. C'è proprio un caos dentro di lui perché se gli sembra che qualcuno non si è comportato bene con lui. Questa cosa l'ha addormentato. Sembra che lui con questo dolore si è abituato a vivere. Si è abituato a questo dolore, ma prima di abituarsi ha spruzzato fuori, cioè, tanta negatività, tanti nervi, caos, casini, non lo so cosa lui faceva, picchiava qualcuno, non lo so. Qui proprio un'energia di uno che è andato fuori di testa e dopo si è addormentato. Però il problema è che il dolore è rimasto. Sembra che dice non è giusto. Tutto questo non è giusto perché non mi sono meritato. Allora voglio chiedere chi ti ha fatto questo? O la vita in generale ti tratta male? Chi ti ha fatto questo? I sogni non sono realizzati. Sognava, sì. Ok, qui può essere una persona che lui amava, ha amato, può essere che anche sei te. Allora, qui vediamo la famiglia di sua. Famiglia sua, casa sua, mamma, babbo, e queste già parlano carte di relazione. Lui ha sognato di avere una famiglia bella, un amore bello, qualcosa aveva idealizzato un po' il rapporto tra mamma, babbo, figlio, no? Famiglia, o donna, uomo. Lui aveva idealizzato questo istituto di famiglia, come io dico, però non è così. Quindi, può essere che lui ha avuto abbastanza tossica casa, famiglia sua, dei suoi genitori, e
può essere innamorato della persona che alla fine con quale lui ha dovuto vivere questi traumi d'infanzia, questa relazione tossica. Sembra un po' così. E sembra che questa cosa per lui, a lui non dà pace, lui si è addormentato, sì, morto un po', come abbiamo visto, però non gli va giù. Ecco. Perché tipo devo amare la persona? Perché io voglio bene, amo le persone con quale io ho questo rapporto. È una cosa tipo una specie di ingiustizia. Va bene, andiamo a vedere cosa lui non dice a te. Prima, cosa nasconde da te. Io vedo quest'uomo ancora una grande voglia di amare e essere amato. Una persona fragile dentro. Vuole essere amato, ma il carattere ha brutto. Ragazzi, qua sembra veramente uno che può andare a picchiare muri, persone, fare altri casini. Però dentro ha un cuore e questo cuore soffre. Lui dalla sofferenza è così, impulsivo, caotico, non lo so. Perché ha tanto bisogno di amare. Può essere anche vendicativo, può dire brutte parole, ma lo fa per la rabbia perché sembra un cucciolo che bisogna abbracciare e così passa tutto. Va bene, cosa nasconde da te? Ah! Oh, mamma mia, cosa devo fare adesso? Un attimo. Allora, dico diverse varianti. Una variante che mi è venuta fuori è che lui nasconde che c'è un uomo che tu conosci e lui ha parlato con quell'uomo di te. Può essere il tuo padre, può essere il tuo capo di lavoro, non so, qualcuno ierarfante, la posizione alta. Lui da te questo nasconde, che lui ha parlato, che lui qualcosa di questo, cioè c'è un uomo con quale lui ha parlato di te. Ha avuto a che fare per te. Ok, un'altra cosa, cosa lui nasconde? Lui nasconde da te. Oh mamma mia, ora ti dico, no, mi vengono comunque due uomini. Mi vengono due uomini. Sembra che questo uomo ha le tasche vuote, però non ti vuole far vedere che lui ha tasche vuote. Ha problemi materiali, ha problemi di autostima. Qualcosa lui ha problemi, non vuole che tu vedi questo. Lui vuole sembrare il rafante imperatore, un uomo importante, però ha problemi e questo nasconde. Sembra che lui adesso è molto concentrato sul realizzare un suo piano per poi venire da te con la corona, tipo il vero imperatore, vostra maestà. Questo perché adesso lui non ce la fa a fare così. Lui vuole apparire meglio di quello che è e nasconde che lui non arriva a quello che lui vuole mostrarsi. Non arriva, non è così. Questo nasconde da te. Lui pensa che tu sei quella donna che ha bisogno di un uomo uomo, un uomo con soldi, un uomo con un status, con un uomo che è importante. Tu sei quella donna. Secondo lui. Lui vorrebbe essere di aiuto a te, lui ti vorrebbe aiutare in qualche modo, magari con soldi, magari con lavoro, mi viene da dire, non so, con qualcosa lui ti vorrebbe aiutare, ma non può. E questa cosa lo blocca da te. Questo lui nasconde. Non vuole che tu noti questo.
Va bene, cosa non ti dice? Lui non ti dice che ha brutti rapporti con una donna che sta nella casa sua. Questo significa la mamma, la moglie, se tu lo sai che lui ha moglie, compagna, ragazza, non lo so. Imperatrice comunque è importante donna. Lui non ti dice che lui ha problemi con questa donna, che lui vuole, lui è triste per rapporti con questa donna, lui vorrebbe fuggire da quella casa, dove sta questa donna. Questo non ti dice. Se sei tu la donna con quale lui vive, vuol dire che sì, lui vuole fuggire via da te. Se tu sei la donna imperatrice sua, nel senso sei tu quella imperatrice. Se sei tu quella imperatrice, lui dice questo. Io non voglio più sentirti, non voglio più ascoltare quello che mi dici. Io ho un brutto rapporto con te, non mi sento, non mi piace come mi sento e voglio fuggire. Sì, purtroppo così. Lui non ti dice che per lui ha bisogno di tanto apprezzamento, quello che abbiamo già visto, ha bisogno di emozioni, lui proprio dipende dall'amore, ha bisogno di sentirsi amato, sentirsi innamorato, lui ha bisogno sempre di essere ispirato di amore, stimolato. Non lo so, sembra che per lui la cosa più importante è attenzione. Oh, cucciolo mio, amorino mio, e tutto questo per lui è molto importante. Solo così lui si sente vincente. Se tu lo sgridi, gli dici qualcosa, pretendi, a lui sicuramente non va bene, a lui fugge. Lui mi sta dicendo una frase che qua è importante. Dice: io non voglio un amore come quello che ho avuto in infanzia o prima. Allora, infanzia, casa di genitori, non ho voglio un rapporto come hanno i miei genitori, mia famiglia, oppure come quel rapporto che abbiamo avuto prima, noi due. Non lo so, se tra di voi c'è 20 anni di matrimonio, quindi lui dice: io non voglio così come era prima, non voglio più. Perché? Perché si sente più maturo, più cresciuto e più intelligente. Cosa vuoi dalla mia ragazza? Io la voglio vedere diversa, la voglio vedere più dolce, più positiva, più spontanea, magari un po' più ingenua perché comunque è matto. Voglio che lei creda in me, voglio che lei sia attenta con me. Voglio lei come un'amica, dolce amica, che mi ascolta, che mi sostiene, che mi capisce. Se io faccio qualche dispetto, sbaglio, io non voglio che lei me lo dice che ho sbagliato. Lui vuole questo. E tu così come sarai tu? E io sarò giusto nei suoi confronti e io gli darò tutto ciò che è giusto. Quello che se la merita, io gli darò l'apprezzamento mio. Io la renderò l'importante se lei mi dà questo. Quindi, guarda, quello che capisco, se questo uomo sta sbagliando, tu non devi vedere. Ora esempio. Mi è venuto un bel esempio. Fa ridere. Ragazzi, mio ex, io gli dicevo, smetti di aggiungere altre donne su Instagram, perché io ti lascio, perché questa è mancanza di rispetto. E lui no, lui voleva le donne e lui aggiungeva e aggiungeva. E io sicuramente non permetterò questo. E lui vuole avere queste donne. E quindi questo nostro personaggio dice:
Se tu chiudi occhi e farai finta che tu non vedi che io aggiungo queste donne, allora siamo insieme, siamo un coppia perfetta. Ma se tu invece inizierai a dirmi non aggiungere questa, non aggiungere l'altra, ma qui parliamo di migliaia di donne, ragazzi, non è che sono così esagerate. Allora, se tu mi indichi che io ho sbagliato, io sbaglio, allora io vado via, io fuggio, scappo, fuggio, scappo. Così dice questo ragazzo. Tu mi devi solo lisciare il pelo come un gatto. Tu non devi andare contro il pelo, solo così. E se tu sarai questo tipo di donna, allora ok, ci sta, mi va bene. Così io ti darò tutto ciò che tu vuoi. Bah. Sì, il sole. Egoismo ce l'abbiamo. Egoismo. E niente. Poi si trovano le ragazze che sono cieche e stanno bene. Ok, andiamo a vedere con questo oracolo cosa ti vorrebbe dire. Ultime parole. Prima di chiudere stesa, cosa ti vorrebbe dire? Ma non lo dice, non vorrebbe. Ho cancellato tutto ciò che ricorda di me, sono di te e sono guarito. Quindi lui è guarito da te, quindi non si sente più ammalato. Perché ha cancellato? Dice che ce l'ha dei sentimenti per te, importante e amore, però non vuole che tu lo sappi. Bene. Lui sta dicendo che ti aveva messo in competizione con un'altra persona perché in quel momento aveva pensato che non ti amava più. Però non ha mai smesso di pensarti. E adesso ce l'ha dei sentimenti che prova, però non lo dice. Aspetta quando tu fai il primo passo. Lui vuole vedere cosa provi tu, cosa vuoi tu. A te aspetta. Dice che voi siete molto diversi. Che lui è molto cambiato, la sua vita è cambiata, che adesso lui ha, quanto capisco, ha lavoro, ha qualcosa che lo tiene impegnato, ha un progetto lavorativo, qualcosa lui ce l'ha di importante. Io mi sa che io conosco questa persona oggi sul tavolo. Mamma mia, come parlano carte, una cosa pazzesca. Lui dice che lui è cambiato, che lui non è più così come era prima. Voi due siete diversi e per questo motivo il vostro rapporto non funziona, quindi tu sarai una donna che non finge di essere scema, ma lui dice quello che non fa. Quindi voi siete diversi, con te non funziona, lui è cambiato, la sua vita è cambiata e adesso lui materialmente, così come persona, lui si sente meglio. Materialmente nel senso, nella vita materiale, non spirituale, no? Dice io la verità è che sono confuso e non capisco bene cosa io voglio. So bene che non ti posso togliere dalla testa. So bene che non ti posso lasciare andare perché mi sto ancora preoccupando per te. Mi preoccupo per te. Però non so cosa devo fare, perché quello che lui ha, lui non vuole cambiare, quello che ha adesso, ma nemmeno te non vuole perdere. Cosa, so bene quello che io voglio stare, essere felice, io voglio essere amato, essere felice, io voglio divertire, io voglio avere le mie conquiste, io ho tante fantasie. Ah, ok, queste fantasie riguardo a te. Allora, cosa lui vuole? Lui vuole vivere per sé, in questo momento di vita lui vuole vivere per sé, divertire, divertire, festeggiare, prendere tutto ciò che dà la vita, va bene?
Nella testa lui ce l'ha te, ti pensa, ce l'ha sentimenti e li ammette, questi sentimenti per se stesso li ammette, però sembra che lui non capisce bene te, ti vede in un modo strano, ti vede come una ubriaca, a volte sei così, a volte così, cioè tu lo metti in confusione, tu non sei lineare. Perché dico ubriaco? Perché qua è venuto a carcano di una persona che ha bevuto e non capisce un cavolo. Lui non capisce cosa. A te non ti capisce. Tu gli dai segnali distorti, strani, uno contro l'altro. Non so, sembra che un tuo comportamento contraddice un altro, o come si dice, contro quell'altro. Qui tipo io ti dico bianco, ma mi comporto nero. Io ti dico ti amo, ma mi comporto come ti odio. C'è un po' questo. Dice non ti capisco, è troppo difficile per me. Io, dice, ho bisogno di risposte, sto andando fuori di testa, parla con me. Dimmi, spiegami, parlami, che io vado fuori di testa. Così, vediamo se tu riparli, cosa succede. Sarà più tranquillo. Vediamo se tu li parli. Giusto due carte. Cosa sarà se tu li parli? Se li aiuti a capire. Farfalle nello stomaco, felice, felice, sorriso, finalmente. Finalmente. Ragazzi, questo uomo, io non so cosa succede tra di voi, io vedo che ci sono terze persone che influenzano tanto la testa di questo uomo. Se questo uomo è impegnato, è chiaro, ma a parte anche questo, se non è impegnato, comunque ci sono altre persone che lo influenzano. Opinione di altre persone influenza lui. Si vede che lui da tanto aspetta da te qualcosa, non so, una rivelazione, un... Tipo che tu gli dici dei tuoi sentimenti o che tu lo chiami, lo inviti ad incontrare. Lui da te aspetta qualcosa. E qua se tu riparli succederà quello in cui lui sperava, aspettava. Lui sperava di incontrarti, di vederti. C'è un passato, vi lega il passato, c'è qualcosa di tanto importante che colui con questo bagaglio vostro, di vostro passato, non ce la fa andare avanti. E sembra come una specie di appeso, mi viene da dire, una specie di attesa. Abbiamo visto lui dorme, non è felice. Quattro di spade non è mai felice, dorme semplicemente come principessa addormentata. Ha bisogno che tu vieni, gli dai bacio e lui si sveglia. Però qua ruoli invertiti. Lui sarà principessa addormentata, tu sarai il principe che verrà a dare il bacino e svegliare. Ci sono terze persone, per colpa di queste terze persone, questo uomo non può comunicarti, non può parlarti, non può dirti quello che vorrebbe dire. Per colpa di terze persone. E io, ragazzi, ho finito questa stesa. Raccontate come vi siete trovati, mettete like e io mi riprendo e noi andiamo alla seconda variante. Andiamo avanti, variante numero 2. Questo mazzo ora lo prendo. Ok, ci siamo. Si vede bene? Spero di sì. Pensa alla tua persona. Ci metterò anche due candele, saranno più candele per voi. Pensa alla persona, immagina il viso. No. Non so dove metto queste candele, ragazzi. Dove metto? Così? Così. Va bene, speriamo che non si bruciano le carte. Ok, ci siamo, lasciamo così.
scappa. Una persona che ama tanto la vita, ama divertire, ama le feste, ama stare in compagnia. Insomma, le piace stare dove ci sono le persone. Non è una persona solitaria, non si chiude da solo in bosco. O si chiude. Gli piace piacere, gli piacciono tutti i piaceri. Questi piaceri, ragazzi, può essere in senso neutro, tipo piacere, gli piace mangiare, cantare, divertire, ballare, oppure anche piacere, no, esagerare dal piacere, tipo bere, ma questo è nel senso proprio negativo. Gli piace stare bene. Solo questo? Ah, ok, ladri abbiamo. Va bene, gli piace fuggire dal dolore. Ecco. Un attimo, scusate ragazzi, ce l'abbiamo in fondo il matto. Questo matto è in manicomio, legato. Quindi con tre di coppe ci siamo. Sicuramente sarà una persona divertente, interessante, allegra, sembrerà almeno. Le piace da fuggire dalle delusioni. Sembra che lui invece di soffrire, perché qua abbiamo 8 di coppe, per non soffrire per amore, lui spera, tipo, scappa prima. Scappa dal coinvolgimento emotivo. Sembra come positiva qualità, può essere che ha queste qualità come me, sdrammatizzare. Lui può sdrammatizzare le cose serie, prendere sul scherzo, non dare peso. Questa potrebbe essere la sua qualità. Però come negativo è che non vuole entrare in questo brodo negativo dove c'è, per esempio, se lui sta in una relazione, affrontare un discorso pesante, lui non vuole, lui preferisce fuggire da questo discorso pesante invece di approfondire, no? Invece di, non so, no, io penso che voi capite quello che voglio dire. Io sto spiegando in questo modo perché, ripeto, non sono italiana, lo sapete, vi ricordo, non ripeto, vi ricordo. E mi mancano tanto le parole, io potrei dire mia lingua tanto. Scappa lui. E dove scappa? Scappa tipo fuggito, ha litigato con la ragazza, ha fuggito, è andato con amici, sta in un bar e beve una birra. E lo sa che deve tornare a casa e incontrare la sua moglie, la sua ragazza. E non vuole ritornare, preferisce di godere il momento, non rispondere al telefono e fingere che tutto bene. Fugge lui, può dire anche le bugie, sì, può deludere, sì, ma perché cerca di stare bene, amor proprio, ma in senso già più come egoista, no? Una persona creativa. Ha problemi, problematiche, soprattutto nella sua testa, però non lo dimostra. Qua, 7 di coppe, lui sta fumando l'erba. Per qualcuno può essere che lui veramente beve un bicchiere o fuma una canna, per evitare pensare tanto, per non pensare troppo, perché se lui rimane da solo con un suo. Se lui rimane da solo e si guarda nello specchio, sta male, rimane male da quello che vede. Vedete queste carte? Si spaventa perché c'è qualcosa dentro di lui che lo spaventa. Può essere, se questo uomo è un tuo ex o voi avete litigato, può essere che le carte mi parlano di lui come lui adesso, scusate, in questo periodo della vita. Che lui non vuole affrontare il dolore, preferisce fuggire,
Preferisce di riempire la sua casa di amici, riempire il suo tempo di tutti i divertimenti, compagnie, per non pensare a quello che sta succedendo. Questo. Però quando rimane solo, da solo con se stesso, è lì che iniziano a bussare. Qua bussano da sotto. Ecco, l'attore. Oh mamma mia, ha tantissima paura di perdere il suo equilibrio, ha paura di perdere la sua stabilità. Sembra che questa stabilità che lui ce l'ha, tra le virgolette, sembra come un castello di sabbia che lui ha costruito, così e cade giù. Lui lo sa, c'è qualcosa o qualcuno che può rovinare tutto il suo mondo, così shush, andrà via tutto. Voglio capire chi o cosa ha un così grande potere su di te. Chi o cosa? Sarà una donna fragile e magrolina? O grassolina? Amore, ragazzi, 10 di coppe. Amore, amore, imperatrice, non è una fragile proprio, con la corona. Donna, non lo immaginavo. Sì, c'è una donna, c'era una volta. Una donna che era in grado di fare, non so, mettere una bomba sopra la vita di questo poverino che vuole solo divertire e non pensare ai problemi. Sì, questa donna probabilmente sei tu, visto che guardi questo video. Lui fugge, non vuole sapere la verità, non vuole guardare dentro nella sua anima. Perché quello che lui vedrà nella sua anima lo spaventerà. E questo legato a te e al sentimento che provo per te. Imperatrice è una donna molto importante. È la carta, una delle carte più importanti nel mazzo. Con la papessa, ovviamente. andiamo avanti. Guardate, stiamo peggiorando. 4 perché 10 di coppe. Imperatrice è la stella. Povero uomo. Io ti capisco. Sì, quindi quando capisco, lui vuole tralala, lui vuole divertirsi, lui non vuole pensare a un domani, non vuole prendere la responsabilità, ma incontra una donna che può cambiare tutta la sua vita, se non ha già cambiato. Può fare tanto, perché lei è l'imperatrice Stella. C'è la donna Stella è una donna di quale sta sognando un uomo, una donna che lo ispira, una donna che, come dicono, un uomo è la testa, donna il collo, sì, così si dice. Quindi quella donna perché un uomo da solo, energia di uomo, ora non vuoi uomini offendere, ok? Ma l'energia di uomo è un'energia secca, va bene? A un uomo per farlo funzionare serve l'energia di donna creativa. La donna lo ispira, se lei sa muoverlo, non dico comandare, ma muovere un po', l'uomo può avere tanto successo nella vita. E tanti uomini non hanno anche impulso di creare, vivere, cambiare la vita in senso più crescere. Andare a conquistare il mondo come dico io, se non c'è la donna giusta, cioè nel senso, ora vi spiego, se la donna è una poverina come lui, tutti e due saranno birboni sotto il ponte. Vabbè, sto esagerando, ma capite. Però se lui poverino, lei un po' non imperatrice, ma un po' di più, lui si innamora di questa donna, io parlo adesso di questo personaggio. Almeno si tira per essere un po' più ai pari, no? Con lei. E qui lui incontra questa donna e lui capisce che non si può più stare nella zona di comfort, non si può più divertire e basta e fuggire. Bisogna che qua cosa bisogna fare, uomo? Qui c'è un'importanza grandissima. Stella, donna che lo ispira, l'imperatrice, la donna che ce l'ha tantissime qualità. La regina nel proprio regno, quindi la donna che può essere tutto, può essere ultima nella sua vita.
È sicuramente la prima. Così. Ok. Va bene. Come ogni imperatrice, la duratura di imperatrice nel regno è lunga. Capite, no? E cosa ti può cambiare così questa imperatrice? Vedete, ho pensato regina di bastone, è venuta regina di bastone. Ed è venuto, sì, secondo me questo ragazzo o ce l'ha già una donna, oppure lui ancora non vuole parcheggiare su una donna sola. Parcheggiare nel senso creare un rapporto, dare la promessa che io sarò vedere solo a te, cioè capiamo, no? Non vuole scegliere lui una donna. Ripeto, o lui già ce l'ha qualcuna, ma questa è regina di bastone. Qualcuna con chi lui condivide letto, perché due di denaro abbiamo, comunicazioni, il tempo, e basta, no? Oppure questo può significare, se lui non ha una donna, può significare che lui sta in cerca di una donna, non ha già trovato Imperatrice Stella, però non vuole ancora, non si sente pronto di firmarsi, vuole continuare. Ci sono uomini che gli piace cercare giusto per cercare, non perché vogliono trovare, ma perché vogliono sempre cercare. Io conosco così. Io sono sicura che ognuno di voi conosce così. Conosce. Ok, questa regina di bastoni cosa ti dà? O se c'è. Questa regina di bastoni non la vuole perdere. E questo? Un attimo. E questo? Vedi, lui cambia come? Lui con questa donna, che io penso che sei tu, questa imperatrice, lui è diverso. La sua energia è diversa. Lui, il suo sentimento è stabile, è tranquillo, è magari non tanto maturo, ma qualcosa di vero. Lui è vero con questa donna, con l'imperatrice. Invece con queste donne, mi viene da dire che sono donne, non una donna. Con queste donne lui sembra che... in qualche modo si difende da queste donne, sta facendo la gara, house, non so. Con queste donne io non vedo che lui sta perché vuole stare. Sembra come che una continua sfida, tipo sembra come un uomo che gli piace cacciare per poi vincere la preda. Ma questo cacciare e vincere la preda non nel senso portare a letto, non per forza, non dovete prendere panico, ma cacciare come il gioco, come adrenalina, no? Mi piaci tu, io voglio conquistare la tua attenzione giusto per allenare il mio cervello, per allenare il mio re di spade, per vedere quanto sono bravo, però dentro nella mia vita io non ti faccio entrare. Se questo uomo ha un'altra donna, lui con questa donna vive così. Lei fino a un certo punto non può entrare, troppo vicino nella sua vita non può entrare. Lui è chiuso. Però se la cosa è leggera, ok, se la cosa diventa pesante, lui subito con spada, come un dittatore un po', Ti farà capire che qua tuo posto, questo è il mio posto e questa linea gialla tu non devi superare. Capite cosa voglio dire? O ce l'ha una ragazza o lui cerca una ragazza così, ma tu, Imperatrice Stella, sicuramente questo non vuoi e non vorrai. E con te la cosa è che lui è vero. Io voglio capire a lui cosa c'è, non gli piace come a lui, vero? O che problemi c'ha questo uomo? Vediamo un po'. E dopo andremo a vedere
cosa lui non dice. Magari tutto questo. Mamma mia, che terrore con questa voce. Tu ti piaci come sei? Molto. Muovi di denaro. Ah, ok. No, no. Lui è insicuro vicino a te. Lui come un bambino. Lui come da, non lo so se si dice così in italiano, questa è la tradizione. Si innamora come un bambino. Si sente come un bambino vicino a te. Sudano le manini. Si agita. Respira male. Si blocca. Vicino a te si blocca. Sembra che vicino a te escono fuori tutte le sue paure, insicurezze. Qui, non lo so, o con te qualcosa in passato era successo per cui lui ha paura di te perché è stato qualcosa in passato, o perché te, la tua figura, rappresenta per lui un qualcosa che lo spaventa, che è tipo una specie di trauma che lui non ha superato. Ma tutto questo parla di un trauma suo legato al suo valore, alla sua autostima, a un qualcosa dove lui è imperfetto. Questo. Può essere che tra di voi è stata una lunga storia, non so quanto lunga, ma tu l'hai potuto vedere quello che è lui realmente. Nudo, imperfetto, fragile. E lui ha paura di te per quello, che tu lo vedi troppo bene. E lui non vuole, non si sente pronto a avere una donna scanner, donna ecografia, come chiamare. E con quelle donne lui riesce, non so, comandare, riesce... Non perde la testa. Quattro di denaro e... Re di spade, riesce a controllare la sua vita, la sua casa, la sua zona di comfort e protetta, nessun'altra donna non entra. Ripeto ragazzi, non vi sto dicendo adesso che lui ha un'altra, se tu sai che lui non ha nessun'altra, o tu non lo sai che lui ha un'altra, non inventare, perché questo è un interattivo. Io, a parte che non è una cosa facile leggere, canalizzare energie di tanti, ma è più difficile perché io, a parte che sono raffreddata, devo anche tirare fuori energia, informazioni per voi con le parole che mi mancano. E non è facile, e può diventare lunga. Comunque, vado avanti, non vi arrabbiate, qualcuno non ce l'ha pazienza. Allora, lui cerca qualcosa di più comodo, eccolo. Ha paura di te. Ok. Adesso andiamo a approfondire di più questo. Approfondiamo. Cosa lui, di cosa lui ha paura? Parlando di te, di cosa lui ha paura? Forza, ha paura della tua forza, di quello che tu gli fai, del tuo potere su di lui. Oh mamma, guardate. Anche qui, oh mio Dio. Che carte, ora vi dico, guardate. Guardate, tu vedi questa forza, la ragazza sta alzando la mano e questo bestia, questo che cosa è, lui si ferma, lui l'ascolta, lei è fragile ma ha un grande potere su di su, sembra che tu la sua bestia riesci a tranquillizzare, la sua bestia interiore riesci a tranquillizzare. Con poco, tu lo riesci a focalizzare, tu puoi dare la luce. Lui sembra che ti basta poco e lui sceglie te. Te sceglierà e sceglie te. Basta poco. E questa cosa gli fa tanto paura.
Voglio capire, scegli te amante, se guardiamo bene questa carta, lì in fondo c'è una ragazza, va bene? Sembra che quando non si capisce bene o lui questa ragazza lascia per andare da quella con un vestito rosso o all'incontrario, comunque sia, questa carta significa che lui lascia per la tua, tu hai un grande potere che lui può lasciare qualunque per te. Non lo so, se lui frequenta una ragazza e tu le bussi nella porta, lui lascia quella ragazza e va da te. Questo effetto tu li fai e questo gli fa paura. Perché ti fa paura questa cosa? È una cosa bella, no? Caput, perché la morte? Perché questo significa la morte. Ok, la morte. O tra di voi è finita, già, e lui ha paura di questo. Dice, mio mio, come faccio io che... Solo lei fa questo su di me, io come un matto, come un bambino, butto tutta la mia vita, cambio, mando a Pip al cielo. O cos'è? Sì, trasformazione. È che se questo è un tuo ex, lui pensa che lei fa tuk tuk nella mia porta, anche se io sono fidanzato, io lascio questa fidanzata e torno da lei perché lei mi ha fatto tuk tuk in porta. Ciao tu. Lui ha paura di questo. Tu fai questo effetto. Sembra che qui, non importa cosa succede tra di voi, c'è una specie di rigenerazione. Quando la pelle si rigenera, ecco, così si rigenera il rapporto. Attraverso le tue mani, attraverso la tua luce, attraverso questa energia che dai tu, fai tu a lui, si rigenera e si parte da capo. Repeat. Tipo, metti come una canzone, la metti, questa la pigi in post repeat, canzone ha suonato e dopo è ritornato da capo, di nuovo ha suonato e sempre la stessa canzone. Ma in questo caso io penso che canzone sarà diversa ma con la stessa persona. Ecco. No, comunque, avete capito. Di questo lui ha paura. Cosa non dice alla mia ragazza? Oh sole mio, questo abbiamo capito che lei è tuo sole. Oh mamma mia, quanta luce. Ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai, cosa tu non dici? Lui non dice che si sente fallito. Lui sa che lui è fuggito in qualche modo da te, è fallito nei tuoi confronti. Si è nascosto come un struzzo, ha messo la testa in sabbia. Non ha voluto impegnarsi, non ha voluto lavorare. Sembra che tra di voi c'è qualcosa, c'è stato un grande bel futuro e tu sei stato il suo sole. Però dopo è successo una situazione di conflitto, o conflitto tra di voi, o un conflitto interiore suo, o dopo possiamo vedere, che lui invece di approfondire, invece di lavorare su questo problema, lui è fuggito. Qui lui ti poteva lasciare in mezza strada, con le valigie. Senso. Comunque, qualcosa doveva succedere, lui è fuggito. Boh, qui può essere come che voi dovevate incontrare e lui ti ha dato buca, fuggito, ti ha nascosto. Come può essere che tra di voi doveva essere qualcosa di molto importante e a prima difficoltà lui è fuggito. Oppure qui poteva essere anche una famiglia e a prima difficoltà lui ti ha lasciato e è fuggito. Comunque, questo lui capisce che non va bene come si è comportato. È vero così? Capisco bene io. Ora vediamo. Lui si arrabbia con se stesso. Sì, non te lo dice, mai non te lo dirà, ma lo pensa. Lui dice che tu sei più forte di lui.
tu sei più brava di lui, che tu riesci a risolvere ogni problema. E lui non è così. Lui è un po' qua come codardo. Lui vuole fuggire, lui capisce che lui è così. Codardo un po'. Ci ha pensato tante volte. E tante volte, non so, forse si è preso in schiaffi a se stesso, che lui è così. Adesso lui dice che io ho capito tutto questo e spero che Dio, l'universo, qualcuno mi darà un'altra chance e io potrò riparare questo mio sbaglio. E questa volta non fuggio, non fugo, non fuggio. È matto comunque. Finirò quello che dovevo, che era iniziato. Quello che tra di voi era iniziato, lui finirà e finirà per bene, senza fuggire. Però adesso in questo momento ha bisogno di un consiglio, ha bisogno di riflettere, ha bisogno di pensare bene in questo momento. E dopo proporre, offrire a te, chiedere a te se tu vuoi ancora uscire o se tu vuoi ancora avere quello che dovevate avere. Sì, e lo farà... Ah, ok. Però nello stesso momento lui si frena perché ha tanto paura. Ha paura che può non indovinare il momento, o che sarà troppo tardi, o che ha paura che lui ti dice qualcosa, ti offre, ti fa questa offerta, proposta, non so che cos'è. E tu gli dici ma vai in quel paese o lo blocchi o non gli rispondi al telefono. Lui ha paura di quello che potrebbe succedere, ha paura di che il suo piano, la sua speranza, questo sogno di quale lui mi parla potrebbe finire male e lui rimarrà tanto male perché sembra che sì, ora vi dico. Sì, perché se tu gli dici di no, a parte che lui per farti questa proposta rischia tanto perché sembra che lui dovrà togliere da qualcuno e dare a te, perché mi è venuto di nuovo qua una regina di bastone, che lui dovrà togliere da qualcuno e portare a te. Non so, attenzione a te e togliere da qualcun'altra a quale lui dà adesso attenzione, per esempio. O qualcosa simile, che lui dovrà togliere da qualcuno, dare a te, quindi dovrà qualcosa di non tanto sincero fare nei confronti di un'altra persona, in qualche modo ingannare o tradire, non lo so, fare con un'altra persona ciò che non è giusto, per portare a te, ma te dopo gli fai caput, dici vai in quel paese e lui rimarrà senza niente. Questo lui non dice e non dirà, ma pensa questo. E quindi ha bisogno, guardate, e quindi ho detto quindi è la stessa carta. E quindi lui ha bisogno di riflettere, di parlare con se stesso forse, o con un amico affidato, parlare e decidere cosa fare. Dice fermati un po', stop, stop, stop. Pensa bene. Comunque è terrorizzato un po'. E mi è venuto anche mal di testa. Ha così tanta piena testa che mi è venuto anche a me. Andiamo, cosa lui ti vorrebbe dire? Vediamo ancora con questo mazzo. Io dice ho capito tutte le lezioni, ho capito tutto. Meno male. Mamma mia, ho dormito male oggi, mi si... il mio collo, tutta rotta, bloccato il collo, la voce. Qualcuno mi ha picchiato mentre dormivo. Mamma mia. Ok. Andiamo.
Mi dispiace, dice. Niente, lui voleva vincere qualcosa, voleva piacere, piaceri, voleva la gioia sua personale, piaceri, vinciti per sé. Alla fine solo ha perso. Dice: ma mi dispiace perché io pensavo di vincere, ma alla fine ho perso e adesso non so come uscire da questa trappola. E trappola cosa? Tuo ego? La trappola per qualcuno potrebbe essere veramente un'altra persona con quale lui si è messo finché ha capito la tua importanza, ma adesso non sa come uscire fuori da questa storia. Oppure lui aveva trovato qualcuna, tu hai saputo di questa qualcuna e adesso tu non vuoi sapere niente di lui, ma lui non sa più che fare per farsi perdonare, ma dice che io ho capito tutto. Dipende dalla vostra situazione. Lui dice: io volevo stare bene. Volevo una mia gioia personale, va bene, diciamo così. Alla fine mi sono fregato. E adesso io ho capito, mi dispiace, ma non so come cambiare la situazione. Guardate, triangolo mi dà. Lui mi dice: io chiudo occhi, vedo te. Non importa con chi sto, io vedo te. Non importa chi sta accanto a me, io vedo te, io ovunque vedo te. Oh, poverino. Poverino. Dice: vai via, no, non andare. Ti amo, no, non ti odio. Non ti voglio, no, no, stai ferma, io ti voglio. Ciao. Che problemi c'hai, uomo? C'è qualche problemino. Dai, guardate, dico, che problema c'hai? Mi dicono due personalità. Magari ha veramente due personalità. O ce l'ha due viti, come c'è scritto qui. Perché, vedete, c'è questa. Vai via, non ti voglio, lui dice a te. Dopo dice: no, 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 stai ferma. E questi messaggi sembra un po' bipolare, ma non perché bipolare, perché probabilmente tanti di voi guardano una persona che ha un'altra vita. Non vuole perdere te, non vuole lasciare quell'altra, non vuole che tu vai via, non vuole che tu resti, e non si capisce cosa vuole. Oh mio Dio, io voglio la libertà. Guardate, dice: io voglio la libertà, voglio festeggiare, voglio tutti i doni del mondo. Si dice: io ti amo, ma voglio stare solo e libero. Non vuole lui legarsi seriamente. Ai ai. Lui dice che comunque sia, lui pensa che tu sei in qualche posto vicino, non lo so, che sei nel suo cuore sicuro, che tu sei ancora vicino e sei raggiungibile in qualche modo, che tu non sei andata proprio lontano da lui, non ti sei creato un'altra vita. Sembra che lui comunque ce l'ha il tempo, perché se proprio brucia, lui si alza e ti riprende. Così sembra. La sua fantasia, il suo sogno, che tu gli dici che a te dispiace per il male che lui ha subito dalla parte tua. Lui spera che tu gli chiedi scusa, che tu gli fai il primo passo per pacificarsi, per riparare il vostro rapporto, che tu farai il passo dicendo: io ho sbagliato, la colpa mia,
lui spera tanto, per lui è quasi una fantasia sessuale questa, che tu, imperatrice, scendi dal piedistallo e ammetti i tuoi errori, questo. Però c'è anche un'altra cosa, lui e te vede come la sua famiglia ti focalizza come la donna per la sua vita. E lui non è pronto ad avere la famiglia adesso, ma anche più tardi sembra che sarà troppo tardi, ti perderà per sempre. È questa confusione che lo frena. Lui dice che io ero già quasi pronto per dirti, per confessarti che io sono pronto. Però dopo, non so, lo spaventa il fatto, magari tu hai figli e lui non è pronto di prendere responsabilità dei tuoi figli. O, non lo so, c'è qualcosa che lui non è pronto. Disperato. Dice che o tra poco ti mette un like sui social o ti scrive o ti chiama, qualcosa nei social, perché questo va fuori di testa, sta andando fuori di testa, è disperato. Qui per qualcuno può essere un'altra informazione, che lui voleva questa libertà, questa gioia, questo divertimento. Tu non sei una donna solo per divertire, ma tu con te bisogna fare un po' più sul serio. E lui ha scelto qualcuno con chi si può fare tutto in modo molto più semplice, diciamo così, perché non voglio offendere nessuno, eh? In modo molto semplice e molto facile. Ha scelto questo e gli è andato bene finché andavo. Sì, a me sembra in questa storia, perché lui dice che tu sei una donna dramma, fai troppo dramma. E lui, ecco, vedete di nuovo la stessa carta due volte, donna dramma. Lui dramma non vuole, lui vuole libertà, anche se nella sua testa vivi tu, eccolo. E bravo, complimenti, secondo me è la stessa persona nelle due stese. Non lo so, almeno io, boh, lo vedo così. Ho finito e ho dimenticato di accendere il mio profumino. Raccontate ragazzi come vi siete trovati, mettete like. Io vi saluto. Volevo dire buonanotte. Ciao. Ciao.